A volte accadono cose davvero assurde sul pianeta, tipo io che arrivo in anticipo ad un appuntamento. E se volete vederle queste cose, dovete credere sulla parola al vostro amico che ve le racconto, oppure avere delle prove video. Beh, oggi queste ultime le ho portate con una bellissima classifica. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in una nuova incredibile classifica dal mondo. Se siete seduti o sdraiati o che ne so, una mezza via, quindi sedureiati, partiamo. Una normale telecamera di sicurezza in Cina stava facendo il suo lavoro da telecamera quando ha ripreso una scena che sembrava come tante altre di rapina per poi rivelarsi molto più interessante. Un aspirante Lu Pan aveva appena derubato una donna in strada scappando alla velocità della luce per poi ritrovarsi direttamente in una base nemica. Sì, una stazione di polizia. Non solo è divertente vedere la sua corsa, ma anche la scena finale, dove viene preso da un poliziotto incredulo pure lui, che probabilmente ha fatto anche una piccola risata e l'avrà raccontata agli amici e ai familiari. In Cina commettere rapine in pieno giorno non è così semplice e consigliabile. Negli anni il livello di sicurezza dei loro impianti stradali ha raggiunto vette altissime, impedendo a chiunque, anche di notte, di compiere certe azioni. Quindi, insomma, è meglio non andare in Cina con l'intenzione di derubare giovani e fragili donne. Ci sono maestri di arti marziali che si allenano giorno e notte e riescono a compiere cose incredibili a dir poco. Le arti marziali infatti temprano il nostro corpo rendendolo più forte di quello degli altri e a volte arrivando a spezzare limiti spazio-temporali, come questo signore che è in grado di increspare l'acqua senza toccarla. Una cosa assurda a dir poco. Sembra robetta da niente in realtà, ma non è così. Ci vuole davvero tanto allenamento e meditazione, visto che quest'ultima è una parte fondamentale dell'allenamento di qualunque maestro. Insomma, come avete visto, con l'impegno si possono raggiungere vette altissime, a dir poco irraggiungibili per altri. E ci sono molti altri video di persone che compiono cose incredibili. Ma da grandi maestri di arti marziali andiamo a grandi, si fa per dire, ladri di altri tempi. Questo, dopo essere entrato all'interno di un'abitazione e aver preso qualche spicciolo, è stato fermato dai proprietari rientrati a casa. Ma la cosa più incredibile e divertente è che non ha fatto nulla per andarsene. È rimasto lì ad aspettare la polizia, addormentandosi. Ad un certo punto, cioè, pazzesco, non aveva nemmeno voglia di combattere dopo aver tentato una cosa tanto stupida. Beh, meglio per i poliziotti che sicuramente avranno fatto l'arresto più facile della loro vita. Una cosa molto interessante del nostro pianeta è che ospita tanti diversi esseri viventi, esseri che a volte facciamo fatica anche solo a comprendere. Guardate per esempio questo video. Dalla macchina un signore ha ripreso letteralmente Gollum in cerca dell'anello. Ok, magari non era un personaggio del Signore degli Anelli, ma quindi cosa poteva essere? Assurdo il modo di camminare e muoversi che ricorda molto alcuni film sugli alieni. Con la pelle completamente bianca sembrava scappare da qualcuno o qualcosa. Chissà che non sia qualche ragazzo dopo aver fatto after o in piena serata scatenata. Il Belgio è un paese a dir poco stupendo, pieno di cose da vedere e da fare. E un'altra cosa importante è il fatto che la criminalità sia abbastanza bassa. E quando accadono certi fatti, succedono sempre cose strane. Un gruppo di ragazzi stava compiendo una rapina, o almeno voleva provarci. Il proprietario però, essendo mattina, non aveva ancora guadagnato nulla, dicendo di essere un po' in difficoltà. E questi ragazzi lo hanno lasciato in pace, dicendogli che sarebbero tornati il pomeriggio. Sulla parola del negoziante che gli ha promesso molte ricchezze, ma giustamente quando sono tornati sono stati malamente arrestati. Una scenetta quasi comica che dovrebbe essere trasmessa in televisione. Avrei sempre voluto avere una casa piena di piante e vita. Poi i miei sogni si sono infranti quando mi sono accorto di essere sfaticato come poche, quindi di non avere mai voglia di annaffiare. Per questo motivo ho cercato online un'invenzione che potesse arrivarmi incontro e ho trovato una cosa incredibile. Un vaso intelligente chiamato Pico. Dopo aver regolato dalle impostazioni, basta mettere dell'acqua all'interno del vaso che andrà a distribuirla nel momento del bisogno della pianta.
C'è anche un fantastico LED in grado di dare luce alla pianta sempre nel momento del bisogno. È dotato di una batteria capiente e può essere collocato praticamente ovunque. In un punto precedente abbiamo parlato di misteriosi esseri che sembrano provenire da altri pianeti, ma se vi dicessi che anche gli esseri umani a volte sembrano fuori dal comune? Guardate per esempio questa donna che a prima vista sembra una persona qualunque, ma girata di lato sembra ci sia qualcosa di strano alla sua spina dorsale. Questo modo unico di camminare ha attirato abbastanza l'attenzione, forse voleva solo fare uno scherzo oppure è proprio il suo modo di camminare. Nel mondo ci sono persone così creative che meriterebbero un premio per le loro invenzioni. Avete presente i caricatori wireless? Qualcuno ne aveva in eccesso e giustamente per non sprecarli ne ha trasformato uno in un picciu. Probabilmente il ragazzo merita un applauso per l'inventiva ed è anche venuto fuori molto bello da vedere, non un semplice scarabocchio. Da uno a lo voglio subito, quando vorreste vi venisse spedito a casa? Immaginate un giorno di svegliarvi e voler andare a pesca, insomma tutto normale. Immaginate però di vivere vicino ad un posto particolare dove non esistono i soliti pesci di tutti i giorni ma solo piranha. Beh, in quel caso la prima reazione sarebbe quella di fermarsi, o no? E invece questo bambino, pur di sfamare la sua famiglia, si è svegliato ed è andato a pescare dei piranha stando in un angolino della barca per non farsi mordere. A quanto pare per lui è anche stato più semplice che pescare i pesci normali, visto che loro volevano morderlo dopo aver visto la sua barca. Ci sono molti tipi di gatto. Il primo e il più comune di tutti è il gatto pigro, che non si alza se non quando c'è il cibo in tavola. Metà della sua giornata consiste nel dormire e l'altra metà nel non farsi toccare manco un pelo per sbaglio se cerchiamo di accarezzarlo. Sì, il mio è così. Poi l'altro tipo è quello affettuoso, che vuole le coccole. Ma stranamente ce n'è un altro tipo ancora, cioè il gatto portiere. Questo ragazzo aveva comprato una piccola porta per giocare tirando all'interno un pallone finché un giorno il gatto non ha cominciato a parare tutto ciò che lanciava. Sì, esatto, riesce a parare qualunque tipo di pallone. La sua velocità di riflessi ha sorpreso veramente tutti su internet. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e nel caso lasciate un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario sempre diverso.